È tutto pronto per la 724esima edizione della Perdonanza Celestiniana, che ufficialmente, con gli eventi più importanti, inizierà il prossimo 23 agosto per terminare il 29. La giornata del 23 agosto inizierà alle 10.30 nella sala del Consiglio Comunale con un convegno, la rinascita della perdonanza nella commemorazione dell'ex sindaco Tullio De Rubeis, manifestazione organizzata dall'Associazione Aquila Urbis e ANCI Abruzzo. Alle 18.30, piazzetta Picenze, un altro momento importante a cura del gruppo aquilano di azione civica Iemon Nanzi, che per l'occasione ha ripulito interamente l'area. Ci sarà la presentazione dell'opera di restauro dell'affresco di Celestino V. Il momento più importante della giornata, quello solenne alle 21.30, più in ritardo rispetto agli orari del passato, nel Teatro del Perdono, posizionato nel piazzale di Colle Maggio, ci sarà la cerimonia di apertura della perdonanza con l'accensione del 39° fuoco del Morrone. In attesa dell'arrivo del fuoco, la grande orchestra dell'istituzione sinfonica abruzzese, l'orchestra del Conservatorio Casella e le compagini corali della città, Corale Gran Sasso 99, diretti dal maestro Leonardo De Amicis, saranno protagonisti in una serata di musica e contenuti narrati che coinvolgerà artisti, attori, cantanti, performer di fama nazionale e accompagnerà verso l'accensione della fiaccola sul torrione della Basilica di Santa Maria di Colle Maggio. Parteciperanno Riccardo Cocciante, Red Canzian, Ted Neil, Elisa, Suor Cristina, Gioritonno, Maurizio Trippitelli con il Percussion Ensemble, Pierluigi Ruggero, Beatrice Coltella, Vittoriana De Amicis, Lorenzo Grante. Le voci narranti saranno quelle di Lorena Bianchetti e Flavio Insinna. Dal 23 partirà anche alle 17.30 a Palazzo K Bianco, Giallo, Verde e Blu. Prendi di cura del mondo anche tu, a cura dell'SM in collaborazione con il Teatro dei 99. Al tempo stesso, sempre dal 23 al 29 agosto, per tutto il giorno a Piazza Duomo, nei locali dell'ex edicola Biagini, ci sarà il mercato raccolta fondi a cura del Comitato UNICEF, oltre a tantissime altre iniziative, come ad esempio mostre.